Bentornati sul canale delle Perle di Vale. Nel video precedente vi avevo fatto vedere a cosa serviva questa tavoletta. Oggi vi faccio vedere come fare questa mattonella. Premetto, io non so se nel web c'è questo disegno, però vi garantisco che questo l'ho provato da sola mille e mille volte per far venire fuori questo effetto qua. Quindi se c'è un altro video sul canale, su YouTube, io non lo so, questo l'ho pensato io. E come vedete l'ho messo nella mia tavoletta. Ora andremo a fare la mattonella, ma il prossimo video sarà come realizzare la borsa con queste mattonelle. E per fare la borsa vi dico già che ce ne vuole 18 mattonelle, e queste misurano, ora ve lo dico, misurano 10 per 10. Vedete come stando nella nostra tavoletta come rimangono belle quadrate. Bene, ora andiamo a iniziare il lavoro. Ok, allora io ho usato questi colori qua, e per poi fare la borsa io ne ho presi per sicurezza 6 gomitoli, sempre sul sito modomerceria.it, e ho preso questi due colori perché a me piace queste tonalità. Io non sono una che ama il granny di tutti i colori, mi sembra un arlecchino, mi sembra di avere una coperta addosso, però mi piace diciamo con delle sfumature, al massimo 3 colori. Io comunque qui ne ho usati 2. Questo è il filato dell'Anchor ed è 50 grammi e sono 125 metri, e usiamo, qui di solito si usa l'uncinetto 2,5, ma io uso il 3. Ora iniziamo. Come vedete io ho fatto di 2 colori, cioè voglio fare una parte così e una parte in negativo, diciamo. Ok, ora vi faccio vedere come fare la mattonella. Iniziamo con il cappietto, facciamo il nostro cappietto e facciamo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiudiamo nella prima parte. Ora aspettate, mi metto la videocamera di fronte se ci riesco. Allora, abbiamo fatto, come abbiamo detto, 6 catenelle. Ok, prendiamo nella prima e andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Quindi prendiamo il filo lungo, la codina la lasciamo da parte e la andiamo a inglobare nel lavoro, e iniziamo a fare 3 catenelle. 1, 2, 3. Questo sostituisce una maglia alta. Ora dovremo andare a fare nel nostro cerchietto altre 15 maglie alte per un totale di 16. Quindi una, due, tre, 14 e 15. Mi raccomando, guardate che siano 16, perché
da qui dipende tutto la nostra, il nostro giro, diciamo. Perché se sbagliate questo, dopo vi viene male anche questo, eh? Quindi contiamo per sicurezza. Devono essere 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella. E chiudiamo una maglia bassissima. Ora dobbiamo fare questo motivo qua e questo è il punto nocciolina. Ok? Quindi andiamo nel primo spazio tra le due catenelle, vedete? Qui, e facciamo la prima nocciolina. Andiamo qua e prendiamo il filo 4 volte, quindi 1 2 3 e 4. Io la qua intendo prenderlo da sotto, 4 volte, quindi dovrete avere sull'uncinetto 2 4 6 8 asoline. Poi prendiamo il filo e chiudiamo tutto insieme. Facciamo una catenella di chiusura e abbiamo fatto la prima nocciolina. Prendiamo il filo, andiamo nello secondo spazio tra, vedete qui, tra le due maglie che abbiamo fatto. Quindi carichiamo il filo, prendiamo uno, vedete uno, io conto prenderlo sotto, è uno, tiriamo su, due, tre, e 4, poi chiudiamo e catenella di chiusura. Rifacciamo sempre fra uno spazio e l'altro. 1 2 3 e 4 e chiudiamo. E facciamo così in tutti gli spazi, vedete, tra una maglia e l'altra che abbiamo fatto prima. Dobbiamo avere 16 noccioline, mi raccomando. Quindi ci vediamo poi alla fine. Ora siamo arrivati all'ultima, quindi prendo il filo, entro nell'ultimo spazio, 1, 2, 3 e 4. Chiudo. Ora contiamo se sono 16. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. D'ora in poi tutto è più facile e non dovete più stare proprio attenti perché abbiamo già stabilito come fare il tondo. L'importante sono i primi due giri. Perché bisogna stare attenti che non venga più o meno di queste noccioline. Quindi ora io come faccio a chiudere quando devo mettere un altro colore? Giro il lavoro, prendo la catenella di chiusura, aggancio l'altra asolina, tiro dentro l'asolina e chiudo. In questo modo taglio il filo. In questo modo mi viene chiusa dietro e questo è il davanti. Ora prendiamo il secondo colore. Io aggancio in questo modo. Dove ho lasciato il filo, metto l'uncinetto e vado a prendere il filo in questo modo. Aggancio uno. Poi porto il filo dall'altra parte, faccio la seconda asolina, tiro, poi prendo ancora il filo, lo porto dalla parte opposta e faccio un'altra asolina. In questo modo io chiudo il filo tra ogni asola. Questa non è una mia invenzione, l'ho visto fare su YouTube, ma non mi ricordo da chi. Comunque è molto valido come metodo per
fermare la, il filo. Ora dobbiamo andare a fare ogni spazio tra una nocciolina e l'altra 2 maglie alte, però io inglobo mentre faccio le maglie alte anche i 2 fili, così non ho tanti fili da fermare poi in ultimo. Quindi prendo, faccio una maglia alta, questa è già una, e faccio un'altra maglia alta nella stessa, nello stesso spazio, e qui abbiamo 2 maglie alte. Tengo sempre le mie codine, vado, faccio una catenella e vado nell'altro spazio, vedete, tra una nocciolina e l'altra, prendo il filo, vado in mezzo e faccio un'altra maglia alta, ne faccio un'altra, prendo e ne faccio un'altra sempre nello stesso spazio. Vedete, ho 2 maglie alte ogni spazio di nocciolina divise da una catenella. Quindi una catenella, prendo il filo, vado nell'altra e faccio 2 maglie alte, sempre tenendo le mie codine dietro, catenella. Ora che abbiamo inglobato le nostre codine, possiamo anche tagliare, perché così non abbiamo più queste che stanno dietro, che possono darci fastidio. Prendiamo catenella e continuiamo così per tutti gli spazi delle nostre noccioline di 2 maglie alte ogni spazio. Ora qui, siccome non devo cambiare il filo, chiudo normalmente, quindi prendo la terza catenella, 1, 2, 3, metto l'uncinetto e chiudo con un punto bassissimo. Ora invece di 2 dobbiamo fare 3 maglie alte ogni spazio diviso da una catenella. Quindi iniziamo, facciamo il primo, 1, 2, 3. È la prima maglia alta, andiamo nello stesso spazio sotto e facciamo altre 2 maglie alte per un totale di 3, vedete? Poi come prima catenella e andiamo avanti con 3 maglie, 1, 2 e 3. Catenella. Bene, ora siamo arrivati all'ultimo spazio tra le 2 noccioline, quindi catenella e 2 maglie alte, 1 e 1, 2. Mi raccomando, fate attenzione a non farne né 3 e né farne una, come succede, come è successo anche a me, che ho dovuto poi riguastare tutto il lavoro. Ora, siccome non dobbiamo andare a cambiare il filo, chiudo normalmente con una maglia bassissima nella terza catenella, 1, 2, 3. Prendo il filo e porto. Ora dobbiamo fare invece 3 maglie alte ogni spazio. Quindi facciamo le 3 catenelle, che sostituisce una maglia alta, andiamo sempre nello spazio sottostante alle 3 catenelle e facciamo altre 2 maglie alte in questo modo, catenella, altre 3 maglie alte nello stesso spazio e catenella, e facciamo così per tutto il giro fino ad arrivare qua. Mi raccomando, 3 catenelle ogni spazio diviso da una catenella, e ci vediamo alla fine. Siamo arrivati all'ultimo spazio, quindi catenella, e facciamo 3 maglie alte. Ora
Ora, siccome dobbiamo cambiare il filo, facciamo come prima, giriamo il lavoro, alziamo un po' la nostra catenella per non sganciare tutto il filo, portiamo il filo dietro, andiamo a infilarci nel 1, 2, 3, qui, in questa catenella qua, agganciamo l'altra asolina, l'altro cappio, portiamo dentro e, vedete, fermiamo, tiriamo su e andiamo a tagliare, blocchiamo, vedete, e il quarto giro è finito, è 1, 2, 3, 4, ok, ora cambiamo filo e dobbiamo fare il nostro angolo. Quindi come facciamo? Io faccio in questa maniera, poi ognuno di noi ha la sua maniera. Su YouTube ci sono tanti modi per girare l'angolo, vabbè, io lo faccio in questo modo. Dove ho lasciato il filo, mi aggancio, vedete, in questo spazio, prendo il mio l'altro filo, aggancio come prima, faccio la prima catenella, porto il filo dietro, faccio l'altra catenella, diciamo stringo un po' il filo, metto ancora il nostro, quello, il cappietto dall'altra parte e lo blocco facendo l'ultima catenella e abbiamo le tre catenelle che è il punto alto. Ora andiamo a fare tre punti alti nella stessa, quindi uno l'abbiamo già fatto, ma ricordiamoci di inglobare anche le nostre codine. Quindi prendiamo il filo che va al gomitolo, i due cappietti qua, e facciamo due maglie alte, 1 e 2, catenella. Poi io ne faccio un'altra serie qua di 3 maglie alte, quindi dopo la catenella prendiamo 1, 2 e 3. Ora giriamo, ora facciamo il nostro angolo. Come facciamo? Catenella. Dobbiamo andare in questo spazio qui e faremo 6 maglie doppie alte o 6 maglie altissime, sono 3 divise da una catenella. Ora vi faccio vedere, prendo il filo due volte, lo giro nell'uncinetto, vado in questo spazio qua tenendo sempre le mie codine e faccio la maglia altissima o maglia doppia alta, vedete, 2 e 3. Faccio ancora 1, 2, prendo, chiudo le prime due, carico il filo, le altre due e poi infine chiudo. Ancora, prendo 2, 2 e 2. Ok? Ora faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle. Scusa, prima ho detto una, invece bisogna farne 3 e facciamo altre 3 maglie altissime, quindi 1, 2 3. Vedete, abbiamo fatto il primo angolo, ok? Ora facciamo una catenella. Ora possiamo tagliare queste codine qua perché così non ci danno fastidio, le abbiamo già inglobate, e dovremo andare a fare una serie di 3 gruppi da 3 catenelle seguite da una catenella distanziare. Quindi la catenella l'abbiamo già fatta, prendiamo
nel primo spazio facciamo la prima maglia alta, la seconda maglia alta, la terza maglia alta, catenella, poi maglia alta, 1, 2 e 3. Catenella, 1, 2 e 3. Abbiamo fatto i primi tre gruppi di tre maglie alte in ogni spazio, separati da una catenella. Ora facciamo l'altro angolo, quindi dobbiamo fare lo stesso lavoro di qua. Prendo filo, carichiamo due volte, scusate, la catenella. Poi due volte e andiamo in questo spazio e facciamo la prima maglia alta, poi la seconda, maglia altissima, scusate, la terza, maglia altissima, 3 catenelle, 1, 2, 3 e altre 3 maglie altissime. Una catenella e andiamo a fare così, vedete, abbiamo fatto già l'altro angolo e andiamo a fare così fino ad arrivare a questa a questo gruppo qua di tre maglie alte, scusate, e andiamo avanti e ci vediamo dopo. Ora, se avete lavorato bene, dopo l'ultimo angolo vi dovete trovare in questa situazione qua. Allora, se vi ricordate, ogni angolo dopo ci sono tre spazi con 3 catenelle, 3 maglie alte ogni spazio. Qui vi ricordate che abbiamo iniziato con 2 catenelle, 2 spazi con 3 maglie alte ognuno e poi abbiamo fatto l'angolo, quindi qui ne manca una per fare il terzo. Quindi dopo che abbiamo fatto la catenella, prendiamo e andiamo a fare le 3 maglie alte. E 3 e dobbiamo chiudere facendo la catenella e nella terza catenella, però siccome dobbiamo cambiare ancora il filo facciamo come prima, giriamo il lavoro, questo filo ce lo teniamo dietro, andiamo a prendere 1 2 3 la terza che è questa, agganciamo il filo e portiamo dentro. Questo è un mio modo di chiudere, però voi potete fare anche direttamente dal di qua a maglia bassissima volendo, eh. Io preferisco fare così perché così rimane dietro il nodo, il nodino, diciamo, il cappietto, vedi? E andiamo a tirare. Ora andiamo a fare l'ultimo giro, io lo chiamo il giro perimetrale perché non dovremo fare nessun altro spazi, nessun altro gruppi, ma dovremo fare tutto il contorno di maglie alte all'infuori dell'angolo che dovremo fare 2 maglie alte, 3 catenelle e una maglia alta, così in tutti gli angoli. Per il resto dobbiamo fare in tutte le maglie una maglia alta. Adesso vi faccio vedere, quindi io mi aggancio sempre dove ho fatto, dove ho chiuso, io faccio così perché così mi aggancio tutti e due insieme per portare il filo dentro, prendo l'altro filo e mi aggancio in questo modo, come ho fatto per le altre, e blocco il filo, come tre, e questo sostituisce la prima maglia alta. Ora andiamo a fare in ogni spazio, in ogni maglia, prendiamo il filo, vedete? Tra una maglia e l'altra facciamo una maglia alta. Prendiamo il filo, portiamo sempre dietro le nostre codine. Nell'altro spazio
da una maglia all'altra, vedete? Faccio e una maglia alta. Qui faccio una maglia alta nello spazio. Non faccio catenelle di separazione, quindi qui ecco, ci troviamo nell'angolo, quindi abbiamo detto due maglie. Prima, se vi ricordate, in queste qua avevamo fatto tre maglie altissime, adesso invece due maglie alte. Quindi prendiamo il filo senza nessuna catenella di distanziamento, prendiamo una, due, tre catenelle, uno, due, tre, e facciamo altre due maglie alte nella stessa. Questo serve per delineare l'angolo. Quindi qui ricominciamo, adesso possiamo tagliare le nostre codine, così non ci danno fastidio perché le abbiamo già inglobate qua. Quindi taglio e andiamo a fare per tutto il perimetro maglie alte all'infuori dell'angolo che dobbiamo fare, come abbiamo fatto qui. Quindi io continuo e facciamo così fino ad arrivare a quest'angolo qua, poi ci vediamo. Ora siamo arrivati alla fine, chiudiamo, facciamo l'ultima maglia alta nell'ultimo spazio e chiudiamo sempre 1, 2, 3 nella terza catenella e facciamo come prima, quindi 1, 2, 3 qui, aggancio, tiro il filo e chiudo e la mattonella è finita. È molto semplice, molto veloce da fare. Vedete come rimane quando l'abbiamo finita? Se non avete la tavoletta come la mia, ma vi consiglio di prenderla perché veramente è favolosa, mette i quadrati in posizione proprio perfetta, vedete? Se non l'avete, magari cercate di aggiustare un po' così, ma vedete, io avendo, scusate, dobbiamo fermare il filo, adesso lo fermo prima di metterlo nel nostro telaietto. Io lo fermo con quest'ago qua, prendo il filo, se voi non le avete infilate ogni volta inglobate mentre facciate il lavoro, dovete avere tutti i fili e dovete fermarli uno per uno. Io vado qua di dietro e prendo alcune maglie per infilare, vedete, per fermare il filo. Una volta fermato prendo le forbici e taglio. Poi lo metto nel mio telaietto, quindi inserisco dalle punte dove ho fatto le maglie, le catenelle, in questo modo, vedete? E lascio così finché non vado a cucirle. Io vi consiglio di prenderla questa tavoletta perché è fenomenale. Bene. Io spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato di aiuto, e il prossimo video sarà assemblare la borsa. Vi ricordo che ci vogliono 18 quadrati. Io ho voluto fare un quadrato e il suo negativo, in pratica l'inverso, però voi potete farla anche tutto uguale. Poi vi farò vedere come cucire i quadrati e assemblare la borsa. Per ora è tutto, io spero comunque di essere stata abbastanza chiara, e se non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati dei nuovi video, e io mi raccomando, andate a vedere il
il sito di Roberto e sua sorella è www.modemerceria.it. E niente, detto questo, io vi saluto e vi ringrazio per aver visto questo video e ciao, al prossimo!